Ciao piccoli scarafaggi, bentornati in questo nuovo video pollice. Oggi vi voglio spiegare al volo un pochino meglio i rivolti, ma non farvi un video lungo perché comunque in giro trovate moltissimi video al riguardo, nozioni tecniche precise di gente qualificata. Come vi ho detto, chi mi segue sa che io non sono prettamente tecnico, ma quello che voglio è darvi degli input, dei trick, no? Degli appigli dove voi poi potete trovare la vostra strada. E sui rivolti ho qualcosina da dirvi. Partiamo ragazzi, guardiamo questo schema. Come vedete, no? I gradi della scala, primo grado, secondo grado, terzo grado, eccetera, fino all'ottavo. L'accordo, la triade, l'accordo fondamentale, è formato dal primo grado, dal terzo grado e dal quinto grado, ok? Il primo grado viene detto fondamentale perché è quello che dà il nome all'accordo. Il terzo grado, che è quello modale, perché dal modo maggiore o minore. Poi c'è il quinto grado, detto dominante. Praticamente la triade è formata dal primo grado, terzo grado, quinto grado. Parliamo della scala maggiore, prendendo il do maggiore come riferimento. Un'altra cosa importante che dovete avere ben chiaro è che la distanza minore che potete trovare sul pianoforte è di un semitono. Un semitono sarebbe la distanza fra il tasto bianco e quello nero. Un tono è la distanza fra un tasto bianco e un tasto bianco, cioè quella più piccola è questa. Vedete, tono e semitono. Qui avete tutto lo schema fatto bene. Il semitono è l'intervallo più corto. Il tono è formato da due semitoni, quindi se io prendo questo qui bianco e nero e questo qui bianco e nero, quindi questi due, è un tono. Tutto chiaro? Quando non c'è un tasto nero fra quelli bianchi, ad esempio fra il mi e il fa, no? Vedete do, re, mi, fa, e tra il si e il do, questo è l'intervallo più piccolo che c'è qui. Quindi comunque tra questi due bianchi l'intervallo non è di un tono, cioè non è perché si chiamano tono perché sono fra quelli bianchi, ok? Ma questo è l'intervallo più piccolo che c'è qui e qui. Quindi fra il mi e il fa l'intervallo è di un semitono. Ok? E anche tra il si e il do è di un semitono, mentre tra il la e il si, ad esempio, è di un tono perché in mezzo c'è il tasto nero e quindi potete creare un intervallo più piccolo tra questo e questo e tra questo e questo. Ok? Io più semplice di così e non riesco a spiegarvelo. Quindi, ritornando alla nostra tastiera, primo, terzo, quinto, accordo di do maggiore, do, mi, sol. Posizione fondamentale, il do dà il nome all'accordo. Come funziona il rivolto? Il rivolto consiste nello spostare la prima nota che abbiamo qui e di mandarla alla fine. Quindi nell'accordo di do, se io ho do, mi e sol, se prendo il do, lo tolgo e lo metto alla fine, quindi faccio mi, sol, do, questo è il primo rivolto dell'accordo di do. Ok? Quindi il primo rivolto partirà dal terzo grado. Se prendo questo mi adesso, che è la prima nota ora, no? E la mando giù, quindi tengo il sol, tengo il do e me ne vado qui sul mi, questo è il secondo rivolto. Quindi il secondo rivolto partirà dal quinto grado dell'accordo. Questi erano i gradi, primo, terzo, quinto, ok? Togliamo il do, lo mettiamo qui, accordo, do, primo rivolto. Togliamo il mi, lo mettiamo qui, accordo di do, secondo rivolto, partendo dalla quinta. Quindi come riferimento potete ricordarvi che il primo rivolto partirà sempre dal terzo grado dell'accordo, il secondo rivolto partirà sempre dal quinto grado. Stiamo parlando sempre dell'accordo di do maggiore. Quindi ogni volta che io vi dicevo, ragazzi, posizione fondamentale, questa, primo rivolto, questo, secondo rivolto, questo. Quindi dai prossimi tutorial in poi io non vi spiegherò più questa cosa, altrimenti diventerà troppo lunga. Vi dirò solo primo rivolto, secondo rivolto o posizione fondamentale. E vi rimanderò ogni volta a questo video per capirne di più. Cioè l'uso corretto di rivolti è quello di fare in modo che voi facciate meno spostamenti possibili sulla tastiera e quindi comunque suonate in una maniera più logica e musicale.
Questo minimo di spostamenti che dovete fare, in termini tecnici, si chiama il voice leading. Praticamente come funziona? Ad esempio, no? Se io sto in Do, posizione fondamentale, Do, Mi, Sol, e devo passare al Fa, Fa, La, Do, se ogni volta che devo suonare un accordo lo suono in posizione fondamentale, io farei un sacco di salti, ok? Il voice leading in che cosa consiste? Consiste nel fare in modo che bisogna tenere le note che sono in comune all'accordo che state suonando e a quello successivo e fare solo il minimo spostamento per andare nelle altre note che non fanno parte dell'accordo. Vi spiego. Se noi stiamo in Do Mi Sol e dobbiamo passare al Fa maggiore, la cosa più logica è fare questo. Visto che il Do già ce l'abbiamo premuto e quindi è la nota in comune tra l'accordo di Do e l'accordo di Fa, perché il Do è la tonica dell'accordo di Do, e comunque il quinto grado, primo, terzo, quinto dell'accordo di Fa. Quindi se io ho già questa nota per andare al Fa, non c'è bisogno che faccio questo spostamento, ma basterà solamente spostare le note che non fanno parte dell'accordo di Fa con il minimo spostamento possibile per andare a prendere le note dell'accordo di Fa. Quindi se qui ho il Mi, per logica farò questo e ne andrò sul Fa. Qui avevo il Sol e mi sposterò sul La. Ok? Quindi questo è l'accordo di Fa in secondo rivolto, perché siamo partiti dal quinto grado del Fa, primo grado, terzo grado, quinto grado, come vi ho spiegato prima, ok? Quindi praticamente la cosa più logica è fare questo. Vedete, non vi spostate dal Do. Questo rimane perché è una nota comune a tutti e due gli accordi. Continuiamo. Se adesso sto sul Fa e devo andare sul Sol, non c'è bisogno che faccio questo e me lo rimetto in posizione fondamentale. Il voice leading che cosa ti consiglia? Ti consiglia di fare questo. Se voi vi spostate semplicemente di un tono, lasciate proprio la mano così com'è e fate questo, vedete? Praticamente passate dal Fa al Sol con il minimo spostamento. Dal Do andate al Re, dal Fa andate al Sol, dal La andate al Si. Ok? Oppure potete fare anche questo di spostamento. Dal Do passate al Si. Ok? Dal Fa andate sul Re e dal La andate sul Sol. Quindi se stavate in Fa, potete fare così. Vedete, facciamo proprio il minimo spostamento con le note. Siccome il Fa e il Sol non hanno nessuna nota in comune su cui rimanere, ma vi dovete spostare tutte e tre, la maniera più logica per spostarsi o è questa, e quindi in questo caso prendereste un Sol in primo rivolto, perché partiamo dal Si, ok, che è il terzo grado dell'accordo di Sol. Oppure siamo così, facciamo questo, che è abbastanza, secondo me, ancora più semplice. E questo non è nient'altro che il Sol, appunto, in secondo rivolto. Posizione fondamentale, primo rivolto, secondo rivolto. Secondo rivolto partiamo dal quinto grado, ricordatevelo. Quinto grado dell'accordo di Sol. Primo, terzo, quinto. Quindi a questo servono i rivolti. Perciò, secondo la posizione da cui partite, poi vi rivoltate secondo quello che è più comodo. Un altro esempio, se stiamo sul Do maggiore, Do, Mi, Sol, per andare alla minore non c'è bisogno che faccio questo e passo dagli accordi in posizione fondamentale, ma siccome il Do e il Mi sono già note che compongono l'accordo di La minore, perché La minore è formato da La, Do, Mi, non devo fare nient'altro che spostare il Sol, che è la nota che non fa parte dell'accordo di La minore, e metterla sul La. Queste già facevano parte dell'accordo di La minore. Quindi se io devo fare Do La minore, se sto in Do, posizione fondamentale, farò così. Vedete? Cioè, queste rimangono e mi sposto solo con questo. Se ad esempio sto con il Do in primo rivolto, se devo andare in La minore, il Mi e il Do fanno parte dell'accordo di La minore. Il Sol no, quindi sposterò questo nella posizione più vicina a cercare la nota
che fa parte dell'accordo di La minore, quindi in questo caso il La. Quindi se sto in questa maniera con il Do, sono partito da qui, per andarmi nella minore faccio questo. Se sono in Mi minore, Mi, Sol, Si, ok, in Mi minore, e devo andare sul Sol, sull'accordo di Sol, il Sol e il Mi già ci sono, ok, mi manca il Re, quindi giustamente sposterò il Mi un tono sotto, quindi passerò dal Mi minore al Sol, in questa maniera, non così, ok? Dovete fare meno salti possibili, ragazzi. Quindi è tutto un discorso un po' di logica. Se voi imparate a memorizzare gli accordi a livello visivo, a capire i gradi visivamente e a vedere gli accordi, vi verrà semplicissimo. Dai, io credo di avervi dato degli input giusti per destreggiarvi un po' con questi rivolti e diciamo metterli un pochino a fuoco. Vi ripeto, in giro trovate tantissime spiegazioni molto più teoriche e tecniche se vi interessa, ok? Questo è per darvi un po' un modo un pochino più rapido per comprenderli e per accompagnarvi al pianoforte quando cantate. Spero che questo video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto mettetemi un like, lasciatemi un commento, commentate con Trialdo se vi è piaciuto il video. E niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Pollice!